Ogni paese calcisticamente ha quel nome che ti devi sempre ricordare. È davvero la sintesi dello spirito nerazzurro, più autenticamente nerazzurro. Noi avevamo proprio fiducia in lui, per noi era è quello che ci faceva vincere la partita, no? Bellissimo dentro l'area di rigore, faceva gol di destro, di sinistro, di testa in acrobazia, furbo come pochi. Secondo me è stato un genio, è stato uno dei tre giocatori più forti che io abbia mai visto. Sta con quelli lì che hanno inventato il calcio, non che quelli che l'hanno giocato. È stato il più forte giocatore di tutti. Non c'era uno più forte di lui, neanche adesso. Parlare di Meazza si sa subito che ha giocato nell'Inter, quello è pacifico, è stata una bandiera dell'Inter. Meazza è stato un grande, diciamo, un grandissimo giocatore, molto scattante, molto dal senso del gol. Una persona che allora, molto elegante fra l'altro, era una persona molto elegante sempre, giacca e cravatta. Ah, per noi era il non plus ultra, cioè vedere Giuseppe Meazza da come ne parlavano tutta la gente e via via, era un mio, porca miseria, Giuseppe Meazza, oh la miseria. Letta torna alla campagna, leggendo la Gazzetta dello Sport, e come ogni ragazza lei va pazza per Meazza che farete a tempo di foxtrot. Giuseppe Meazza nell'immaginario collettivo è il gioco del calcio, per coloro che non sono giovani, per i nonni, per i nipoti che hanno sentito dai padri parlare del Pepin Meazza, perché io sentivo parlare di Meazza da mio padre, che mi diceva di aver visto una partita, un'ultima giornata di campionato in cui si giocava Inter Genoa, l'Inter doveva vincere per vincere il campionato e Meazza riuscì con due gol a vincere da solo in pratica quella partita. Lui ha sempre detto, per me l'Inter era la mia squadra, e diventava sempre più nerazzurro quando c'era il derby, lo spiegava sempre. Io nel derby divento doppio, ecco, faccio delle cose eccezionali proprio perché mi dà quella carica e nello stesso tempo quella tranquillità che mi permette di fare delle cose eccezionali. Meazza è stato uno dei primi calciatori, dei primi campioni a riassumere il fascino che sanno esercitare i fuori classe sulla tifoseria nerazzurra. E questa è stata la sua grande forza. Poi il fatto di essere milanese lo rendeva ancora più amato e ancora più popolare. Io ho cercato di dare tutto quello che ho potuto. In fondo credo di aver dato a questa gente che mi amava, di aver dato tutto quello che potevo. Sono stati anni importantissimi, secondo me ha fatto 3 anni che è stato il più forte centravanti che c'era sui campi di gioco. Quello che impressionava di lui è vederlo sul campo, muoversi con la palla, senza palla, capacità fisiche, pur essendo chiamato speed, essendo esile, era un giocatore resistente, elastico, veloce, rapido, quindi aveva tantissime caratteristiche, e tecnico chiaramente, tantissime caratteristiche che lo identificavano a mio avviso come uno dei migliori attaccanti
che abbia conosciuto. Lui col pallone tra i piedi, se trova un minimo di spazio e salta il primo uomo, veramente ti crea problemi inenarrabili in difesa. E poi la capacità di saper sfruttare l'assistenza dei compagni di squadra, la capacità di capire dove va a finire il pallone. Aveva uno che gli metteva, insomma, delle pallette abbastanza interessanti, che si chiama Evaristo Beccalossi. Diciamo che erano fatti per intendersi i due. Un ricordo splendido, perché ci conoscevamo sin da giovani, e la cosa impressionante è che non c'era bisogno di preparare schemi, non c'era bisogno di preparare niente, e ci veniva tutto spontaneo. Il primo tempo era ancora 0-0, nel secondo tempo facemmo 4 gol alla Juve, e ricordo che di qualche errore fatto dalla difesa della Juve, di questi errori Altobelli ne approfittò subito. Era un giocatore così, Altobelli, e l'ha dimostrato poi specialmente in quella partita. Gli abbiamo dato una ribaltata importante, nel senso 4-0 a San Siro, vedere tutti i tifosi partecipare a questa grande partita, perché in quegli anni lì battere la Juve era battere la squadra più forte, che già allora era una squadra vincente, quindi era la partita, non dico dell'anno, però era quella dove era bello giocarla, essere protagonisti, perché sapevi che giocavi contro grandi giocatori e una grande squadra, quindi era ancora più gratificante quando riuscivi a batterla. Fu la giornata incredibile di Altobelli, che sfruttò anche un retropassaggio, se non so, comunque riuscì a beffare Brio, eccetera, eccetera, fece 3 gol e fu veramente la partita dell'apoteosi per lui, per l'Inter, che poi avrebbe vinto quello scudetto del 79-80, culminato poi con il famoso 2-2 dell'ultima partita, sempre qui a San Siro con la Roma. Io credo che quel giorno lui sapesse esattamente cosa voleva il pubblico nerazzurro da lui, e lui ha semplicemente risposto da tifoso dell'Inter. Da tifoso dell'Inter che diventa centravanti dell'Inter con la maglia numero 9 nerazzurra a strisce verticali. Un giocatore straordinario, che ha scritto una gran parte della storia dell'Inter. A livello individuale, se devo fare una valutazione a secco su Altobelli, credo che sia uno dei più forti centravanti che abbia mai visto. Giocatore che veniva atteso in Italia col solito snobismo italiano, che è un giocatore all'estero forte, ma perché all'estero non ci sono difese, e che invece qui ha fatto di più di quello che aveva fatto poi a Barcellona. Credo che soltanto Massimo Moratti potesse pensare e riuscire a portare Ronaldo a Milano. È stata un'operazione, quando si dice, incredibile, perché è una cosa a cui si faceva fatica a credere. È stato il mio idolo, è stato veramente un grande. Ho avuto la fortuna di giocarci in 6 mesi forse più belli che ha fatto all'Inter, prima che io andassi al Tottenham nel 97-98, quando arrivò, ero in panchina e quando faceva questi numeri davanti alla panchina io mi alzavo e lo applaudivo proprio naturalmente. Un fenomeno così, ha inventato la tecnica in velocità, non ho mai visto fare delle cose del genere in allenamento, ma in allenamento va bene, ma poi dopo le devi fare anche in partita, e in partita faceva ancora meglio. Un vero fenomeno, giusto la parola del fenomeno. Grande Ron.
Io ho giocato con tanti giocatori forti, ma lui era più forte di tutti. Quando stava bene era più forte, non c'era per nessuno. Tanto Ronaldo in possesso di palla, Ronaldo la dà Zamorano, ancora Ronaldo, grande percussione Ronaldo, gol straordinario di Ronaldo, strepitosa prodezza ancora di Ronaldo. Terreno impossibile, il pallone che andava da tutte le parti scappava come se avesse dentro il coniglio, riuscì a domare il pallone, a saltare gli avversari, a mettere dentro il pallone, per cui questo è uno di quei gol che vanno al di là del gioco del calcio. Era difficilissima la situazione, c'era un campo disastroso, una squadra forte contro dei difensori molto arcigni, e lui invece è riuscito a saltare tre uomini, a fare la finta sul portiere, a riprendere la palla, cioè a fare qualche cosa che la fai, se la fai su un biliardo non è facile farla. Io quel giorno ho avuto l'impressione che Ronaldo uscisse dalla terra. Cioè io ho visto un movimento rapido, uno spostamento del pallone con lui che ondeggiava come sapeva fare. Uno spettacolo inaudito. In mezzo a quella neve, in quel campo impossibile. E ho visto quella testa pelata nera, quella maglia nera-azzurra, quel movimento e gli avversari che cadevano a terra come birilli e poi la palla in porta. E che cosa è successo? In quella nottata da tregenda, a Mosca con la neve, col campo terribile, esce fuori dalla terra, è come se fosse stato partorito dal terreno di gioco, è come se lui facesse parte del calcio, facesse parte di quell'erba, di quel campo, è come se ci fosse sempre stato. Fondamentalmente lui era il calcio, per cui non gli deve essere stato troppo difficile. Veramente qualche volta i nickname non sono i più appropriati, però questo fenomeno penso che rimarrà per sempre come Ronaldo il fenomeno.